parlato di food safety e food security. Food security inteso come approvvigionamento degli alimenti, food safety inteso invece come qualità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. Tutto quello che sta attorno alla food security, cioè quindi all'approvvigionamento, è legato a tutta una serie di fattori, dalla disponibilità di cibo alla modalità di produzione, alla sicurezza di avere il cibo in maniera costante, fino anche al discorso dello spreco di cibo. Ovviamente la disponibilità di cibo dipende da tanti fattori, le modalità di produzione di un alimento, le migrazioni che ci possono essere, eventuali conflitti in un determinato territorio, l'inquinamento atmosferico e soprattutto il cambiamento climatico. Intorno al discorso dello spreco molto possiamo fare anche noi consumatori, perché infatti si è visto che la maggior quantità di cibo sprecato viene sprecato proprio in casa e nelle famiglie. Per quanto riguarda invece la qualità igienico-sanitaria degli alimenti, abbiamo visto quali sono i vari fattori che influiscono sulla sicurezza, che vanno dalla possibilità di presenza di inquinanti di tipo chimico alla presenza di inquinanti di tipo batterico e così via. Per gli inquinanti di tipo chimico abbiamo poi fatto un focus sui fitosanitari e sulla presenza in particolare di residui nell'ambito dei prodotti ortofrutticoli. Residui che da una parte non creano problemi per la salute se entro i termini di legge, ma d'altra parte nel momento in cui sono multiresiduo, quindi più residui presenti sullo stesso alimento, possono determinare dei problemi per bambini piccoli o per donne per esempio in gravidanza, per cui in questi momenti bisogna dedicare particolare attenzione all'alimentazione. I dati della nostra regione indicano che siamo la regione che presenta maggior numero di campioni per la ricerca di fitosanitari e presenta però anche i campioni più puliti, ossia quelli che hanno meno residui, e un po' perché sicuramente il metodo di coltivazione della regione Emilia Romagna incide e un po' perché effettivamente i controlli vengono fatti in maniera molto assidua. Per quanto riguarda il 2017, ad esempio, meno dell'1% dei campioni sono stati non regolamentati, ossia avevano residui fuori dai limiti di legge. Rimane comunque elevato però sempre il quantitativo dei campioni con residui di fitosanitari, anche se entro i termini di legge. Più puliti sono i campioni di verdura, mentre un pochettino più inquinati i campioni di frutta, che necessita di un tempo di conservazione anche più elevato.